anno zero, siamo a Soncino in provincia di Cremona. Oggi sul quotidiano La Provincia è apparso un articolo: ciclabile di via Brescia, polemiche. La minoranza dice che è poco sicura, l'amministrazione dice che non è vero. Su questo tema abbiamo già parlato ampiamente, anche perché è un'opera costosa e molto discutibile. Bisogna fare chiarezza perché l'amministrazione fa finta di non capire. Via Brescia non è in sicurezza. Quando? Adesso, in questo esatto momento, ovvero in questo momento in cui il cantiere è lì fermo a se stesso, cioè tutto fermo e quindi non stanno facendo più nulla. E quindi in questo momento il cantiere non sta rispettando le norme di sicurezza del cantiere su tanti aspetti. E quindi è lì da vedere. E per vedere chi ha ragione, basterebbe fare una cosa molto semplice, se qualcuno ha il coraggio di farlo. Oggi pomeriggio l'amministrazione si presenta con me, se ha voglia, chiamiamo la polizia stradale e vediamo chi ha ragione. Tanto è vero che alcune settimane fa io stesso ho segnalato alcune criticità e l'ufficio tecnico del comune Soncino mi ha dato ragione. E la stessa azienda che lavora lì mi ha dato ragione, perché nel pomeriggio stesso sono intervenuti per cercare di rimediare alcune situazioni. Che dopo via Brescia, quando sarà finita questa opera discutibile con due ciclabili, ne abbiamo già parlato, sarà in sicurezza anche finita, ne parleremo dopo. In questo esatto momento è ancora meno sicura di quello che lo sarà ancora dopo. E ve lo dico sotto alcuni diversi aspetti. Ad esempio, sono intervenuti cambiando il limite di velocità. L'hanno fatto solo su un lato e non sull'altro. Su un lato hanno messo i cartelli per terra di 30 per rallentare da 50 a 30, ma hanno lasciato quelli vecchi del 50, non li hanno coperti. Quindi il cittadino si trova nella condizione di leggere 30, dopo 10 metri c'è 50, dopo 20 metri 30, dopo 10 metri 50. Non sa che velocità mantenere, è più pericolosa che neanche averne una uguale. E poi ripeto, vanno cancellati quelli vecchi e serve l'ordinanza che peraltro non c'è per il cambiamento di velocità. Per quanto attiene alla segnaletica orizzontale, le righe per terra, se vanno tracciate quelle gialle come sono obbligatorie nell'area di cantiere, vanno cancellate quelle bianche. Invece, in tanti punti abbiamo sia quelle bianche che quelle gialle, che nelle ore diurne ma anche notturne creano confusione, in particolare se piove, con tutti questi riflessi per terra non sai che riga seguire. Per quanto poi attiene l'illuminazione, che per adesso è assente perché l'opera è inconclusa, ma sto dicendo le luci di cantiere, sono spente e quelle che sono posizionate lì sono scariche. Non vanno, tanto è vero che è stata urtata una transenna perché la rientranza non è segnalata con la luce, non si vede. Tanto è vero che anche una transenna di fronte a un'attività commerciale cedeva ed era in corsia, sporgeva sulla corsia, l'avevo segnalato, non mi hanno ascoltato, e una macchina, l'ho vista io davanti a me, una macchina ha urtato questa transenna, tranciando peraltro un pezzo di una di queste lucine spente. Quindi c'è pericolo. Appena prima, dove hanno fatto la doppia ciclabile, c'è un dislivello di alcuni metri, una macchina scivolata. Lì andrà messo il guardrail, che oggi non c'è, non ce n'è ancora. E per legge, c'è un decreto del Presidente della Repubblica, c'è un regolamento molto chiaro da leggere in italiano, semplice, da vedere, si trova anche in rete. Vanno messe le protezioni per garantire sicurezza, ancora di più perché questo cantiere è unico al mondo, non è ancora finito, ma è già usufruibile dai cittadini. Quindi l'azienda neanche si è preoccupata di omologare le strade, la ciclabile, quindi è già aperta, i cittadini entrano. L'hanno chiusa, hanno messo un transennino, ma la gente ci passa, e in alcuni punti addirittura neanche mancano le transenne. Quindi su tanti aspetti via Brescia non è in sicurezza e vedere che l'amministratore dice che non è vero, non mi piace. Loro parlano quando sarà finita, quando sarà finita. E cominciamo a vedere adesso che è pericolosa. Già tre incidenti sono accaduti. Aspettiamo il quarto. Io direi di no. Direi di intervenire immediatamente, di fare le cose come vanno fatte. Poi quando sarà finita vedremo, perché io ho già visto molte anomalie anche sul progetto quando sarà concluso, però ne parleremo più avanti. Sono soldi pubblici, è normale che i cittadini facciano polemica, hanno diritto di dire la propria opinione. Detto questo, fa anche specie vedere che da alcuni giorni la polizia locale sta facendo l'autovelox in via Brescia, anziché accertare, rendersi conto del loro lavoro, queste criticità e vedere che c'è un cantiere stradale non in sicurezza, sono lì a fare autovelox e lo fanno senza fare quella parola importante e doverosa che è la prevenzione. Prevenzione vuol dire prevenire, e prevenire vuol dire fare in modo che chi va veloce vada piano. Se io la macchina la metto nascosta, cioè non visibile, io stesso l'ho accertato e verificato e fotografato e repertato, la macchina non è visibile, e metto solo il treppiedi e gli agenti stanno in macchina, distanti, quello che va veloce, sbagliando, perché chi va veloce sbaglia, chi va veloce rimane veloce, va veloce e quindi non previeni nulla. Se per dire c'è il limite di 50, uno va a 95, ma 150 all'ora mettiamo, esageratamente forte e sbagliando, quello passa. Sì, pagherà la multa, gli toglieremo qualche punto e il comune farà cassa, però non hai prevenuto niente. Non hai fatto prevenzione. La prevenzione si fa facendosi vedere con la macchina, facendo i posti di blocco, far sì che quelle 2 orette in cui agenti sono lì pagati da noi
cercano di evitare che i cittadini vadano veloci. Se rimane un treppiedi fisso lì per un'ora o due, un'ora e mezza e le macchine passano così, quello è fare cassa. Io non so più come dirlo, io sono contrario agli autovelox usati in questo modo, soprattutto in via Brescia, una via non sicura. Lo ripeto, in questo esatto momento, via Brescia non è sicura su tanti aspetti, alcuni ve lo segnalate e ce ne sono molti altri. Quindi questo articolo di oggi, la minoranza dice che è poco sicura? In questo caso la minoranza ha ragione, l'amministrazione dice che non è vero? L'amministrazione sta sbagliando e per vedere chi ha ragione, io sono convinto di aver ragione, basta chiamare la polizia stradale oggi pomeriggio in questo momento e vedere chi ha ragione, cioè in questo caso io e in questo caso la minoranza.